Buon pomeriggio a tutti e a tutte coloro che vedranno questo video. Oggi è venerdì 20 marzo e cambiamo argomento rispetto ai due argomenti fin qui trattati. Abbiamo parlato di Google My Business, abbiamo parlato di Facebook Page. Oggi parliamo di un applicativo di Google, Google Forms, molto utile per una serie di motivi. È un applicativo o moduli di Google in italiano che può essere utilizzato sia nell'ambito della didattica a distanza, sia nei confronti dei propri utenti o clienti per ricevere da loro prenotazioni per partecipazioni ad eventi. L'abbiamo visto infatti collegato nelle lezioni precedenti a un evento organizzato su Facebook per raccogliere appunto le adesioni e le partecipazioni all'evento, sia per appunto ricevere dagli utenti richieste di appuntamento in giorni e ore prestabilite. E condividerò con voi, come faccio solitamente, le varie schermate attraverso le quali vi farò vedere tutte le caratteristiche di base e avanzate di questo applicativo. Quindi parliamo, abbiamo detto, di Google Forms. Cerchiamo quindi Google Forms su Google. Google Forms è un applicativo che fa parte del pacchetto Google Docs, quindi della serie di programmi di videoscrittura, foglio di calcolo elettronico e presentazioni multimediali di Google, e quindi è, diciamo, il quarto applicativo di questa suite, di questo pacchetto. Ovviamente per utilizzarlo è necessario, è sufficiente perché è del tutto gratuito, altrimenti avere un account Google e accedere anche come privato. Google Forms fa parte anche della suite Google Suite, appunto, del pacchetto Google Suite per le aziende, però è utilizzabile liberamente anche e gratuitamente anche da qualsiasi utente. È sufficiente avere semplicemente un account di Google. I moduli, i forms salvati, realizzati, vengono salvati come per i documenti su Google Drive, quindi nei 15 gigabyte che abbiamo a disposizione o spazio incrementale che dovessimo aver acquistato. Bene, vedete, io lo utilizzo molto per vari scopi e adesso assieme vedremo come creare un nuovo modulo e vedremo le caratteristiche, vi dicevo, salienti, che ci faranno capire, questo è l'obiettivo di questo corso, la sua importanza e la sua trasversalità, per così dire, cioè il fatto di poterlo usare per diverse finalità. Allora, l'utilizzo è molto semplice, io vi farò vedere le cose più particolari, più specifiche, che magari a una prima occhiata non riusciamo a scorgere. Possiamo dare ovviamente un titolo al modulo, per esempio test Google My Business. Poniamo che volessi fare una esercitazione, un test sull'utilizzo di Google My Business che abbiamo visto nelle lezioni precedenti, chiedendomi attraverso appunto l'utilizzo di domande di vario tipo se avete appreso la lezione, se avete visto il video e avete compreso gli elementi principali dell'argomento. Posso ovviamente mettere una descrizione sotto al titolo e successivamente posso procedere con la scrittura, l'editing, quindi delle domande. La cosa interessante appunto di questo applicativo è che posso fare n domande, un numero anche molto ampio di domande, le cui risposte possono essere di vario tipo. Posso fare la classica risposta a scelta multipla e quindi prevedere 3, 5 opzioni e una sola di essa è esatta. Oppure posso fare domande a campo libero con risposte brevi o paragrafo leggermente più lunghe. E posso utilizzare la modalità delle caselle di controllo per consentire all'utente di appunto flaggare questa o quella casella di controllo. Alcune potrebbero essere alternative ad altre caselle, altre prevedere più risposte giuste o più opzioni selezionabili contemporaneamente. Posso prevedere le risposte in un menu a discesa, quindi se ho, diciamo, un elenco di opzioni che devono essere selezionate, una di queste opzioni le posso presentare e sono particolarmente numerose, le posso presentare appunto sotto forma di menu a tendina di elenco a discesa. Posso prevedere, molto importante, pensiamo solo alla possibilità di far caricare un documento all'utente, far caricare appunto un documento all'utente alla fine oppure a un certo punto del modulo stesso.
e quindi accettando determinati formati, PDF o formati di testo o altro, che io ricevo insieme alle risposte alle domande. Posso, e questo è molto importante perché ci fa capire come questo modulo possa essere utilizzato non solo per fare dei test, delle esercitazioni, ma anche per esempio dei sondaggi, anzi nasce proprio come modulo per creare dei sondaggi attraverso i quali noi chiediamo alla propria utenza, alla nostra clientela, al nostro pubblico, cosa ne pensa in merito a determinati argomenti o cosa ne pensa del nostro prodotto o servizio che ha usufruito, di cui ha usufruito, che ha prodotto, che ha acquistato. E possiamo appunto indicare una scala di valori da 1 a 5, da 1 a 10, e l'utente per ogni domanda può dare un giudizio scadente 3, buono, ottimo, 8, 10. E questo lo possiamo fare anche utilizzando le griglie a scelta multipla o griglie con casella di controllo. Cosa sono le griglie? Sono delle tabelle fondamentalmente in cui noi, per semplificare la spiegazione, nella prima colonna mettiamo gli elementi su cui chiediamo un giudizio dell'utente e nelle colonne successive mettiamo appunto una scala di valori, non so, scarso, sufficiente, buono, ottimo. Per ogni elemento, caratteristica del servizio o del prodotto, l'utente può esprimere un giudizio in merito. E questa scelta può essere fatta sulla stessa schermata in merito a differenti elementi di giudizio del prodotto o del servizio. Ok? Quindi se io chiedo un feedback, diciamo, al cliente in merito a un servizio erogato, posso chiedergli un parere sull'operatore che ha fornito il servizio, un parere sui tempi di attesa, un parere sui, quindi un giudizio sull'efficacia del servizio stesso, un giudizio, un parere sul costo del servizio, se il servizio prevede un costo, e così via. Poi posso, come dicevo, utilizzare questo modulo magari anche per ricevere richieste di appuntamento e quindi posso rendere disponibile all'utente un calendario in cui lui indica la data, il giorno in cui vuole presentarsi e essere ricevuto e un'ora preferita all'interno delle ore possibili di appuntamento, di presa dell'appuntamento. Questo ci fa capire, diciamo, veramente come sia importante come dire, è utilizzabile per, come dicevo prima, per parecchi scopi questo applicativo e lo capiremo ancora di più vedendo nel menu in alto, in questo piccolo menu grafico che abbiamo in alto a destra, le opzioni che ci riserva ulteriormente questo modulo. Innanzitutto quelle grafiche, quelle che riguardano l'aspetto visuale appunto del modulo. Noi possiamo personalizzare nei colori, quindi cambiare colore invece che viola, mettere un altro colore primario del modulo, poniamo arancione o giallo o verde, ma soprattutto possiamo, e quindi cambiando non solo l'elemento primario, gli elementi di colore dei bordi del modulo, ma anche il colore di sfondo, da bianco passare a un altro colore, cambiare anche lo stile di carattere, ok? E soprattutto, dico io, caricare una immagine di testata in alto, dove magari figura il logo dell'associazione o della nostra attività di impresa, e quindi che ci aiuta a contestualizzare e a personalizzare graficamente meglio il modulo, che altrimenti sarebbe abbastanza standard, classico, come lo vedete adesso. Non solo opzioni grafiche, è l'anteprima che ci consente di vedere come sta venendo non solo la parte grafica di personalizzazione, come viene posizionata, se viene posizionata correttamente un'immagine testata, che deve essere comunque molto ampia, di taglio panoramico, o la caricherei a 1920 come base, in modo da coprire l'intera schermata e quindi con una buona risoluzione resa, ma anche e soprattutto tramite la classica icona della rotellina delle impostazioni del settings, io posso raccogliere o meno indirizzi email, quindi rendere l'inserimento dell'indirizzo email obbligatorio. Se ho finalità di lead generation, quindi di ottenere anche registrazioni, rendo obbligatoria questa opzione. Posso dare la possibilità all'utente di ricevere anche le risposte, una copia via email delle risposte che ha dato alle varie domande.
Posso limitare l'accesso dell'utente soltanto a una risposta, posso consentire all'utente di apportare modifiche alla risposta anche dopo aver inviato il modulo, pensiamo ai quiz per la patente, io posso dare la possibilità in fase di esercitazione all'utente di andare a correggere le risposte sbagliate e quindi apprendere attraverso questa autocorrezione. Posso anche far visualizzare all'utente sempre i grafici e a me stesso come autore, quindi come poi del modulo, i grafici che riepilogano le risposte che ho ricevuto anche in formato testo. Se creo un modulo con molte domande, decine di domande, invece di presentarle tutte in un'unica pagina a mo' di rullo e spaventare, tra virgolette, magari l'utente a dover affrontare un così alto numero di domande, posso presentarle a slide, tipo carosello, in modo che siano mostrate progressivamente e spaventino meno, tra virgolette. Se faccio un modulo a una classe fisica presente in aula e temo che qualcuno si passi le domande e le risposte alle domande, posso ordinare in modo casuale le domande, rendere più difficile questa pratica poco utile per chi si presta a sottoporsi a un test, a una esercitazione a fini didattici. Ok. E posso dare l'opportunità all'utente, come dicevo prima, di inviare anche un'altra risposta, okay, rispetto a quella che ha in prima istanza inviato. Posso dare una conferma, posso scrivere un testo per confermare la ricezione delle domande, oppure verrà inviato un testo standard preimpostato dal sistema e posso soprattutto, e qui vediamo ancora la versatilità di questo modulo, trasformare il sondaggio, il testo, l'esercitazione che ho realizzato in quiz. Che significa trasformare un sondaggio in quiz? Fondamentalmente significa assegnare a ogni risposta un punteggio in una scala di valori che può essere diversa, quindi non so, risposta a domande più difficili possono valere 10, risposta a domande più facili possono valere 5 o 6, e alla fine del test, che è appunto diventato un quiz, l'utente riceverà in automatico il punteggio. Quindi c'è questa autocorrezione in tempo reale che può avvenire o immediatamente dopo l'invio o successivamente a una mia revisione, a una revisione dell'autore. Okay? E questo è un aspetto molto importante e molto utile in ambito didattico, ma non solo, anche per istruire una forza vendita o i volontari, poniamo, che si apprestano a prendere servizio all'interno di un determinato contesto, di una determinata associazione, e vengono formati attraverso a distanza o in aula utilizzando appunto questo importante applicativo che permette, per esempio, di far vedere in tempo reale, ripeto, anche a una pletora molto numerosa di studenti, poniamo anche decine, centinaia o migliaia online, poniamo le risposte esatte, quelle non esatte, comprendere quindi come procedere per l'apprendimento della materia, dove appunto andare a fortificare, quindi a ripassare l'argomento e quindi per poi magari risottoporre una seconda volta le risposte attraverso il modulo stesso o un altro modulo. Ok? Bene, abbiamo visto tutte queste funzioni che rendono, come vi dicevo, questo strumento molto versatile e ovviamente una volta che l'ho realizzato lo posso inviare per consentire appunto agli studenti o agli utenti di rispondere. L'invio, che quindi è una condivisione del modulo, può avvenire tramite mail, tramite un semplice link che posso anche ipertestuale, che posso abbreviarlo e posso poi copiarlo e incollarlo, per esempio, in un social network. Quindi posso anche prevedere che a questo modulo possano accedere gli utenti Facebook, per esempio. Posso incorporarlo in un sito web, per esempio, nel mio blog, nel mio sito web, e consentire all'utente di rispondere, appunto al modulo all'interno di una pagina del mio sito, senza necessariamente dover uscire da questo. E ci sono anche appunto i pulsanti di sharing, di condivisione e come dicevo prima posso anche utilizzare questo modulo per raccogliere indirizzi email di utenti o potenziali clienti interessati a quel servizio per poi ricontattarli successivamente direttamente attraverso le modalità di contatto che riterrò più opportune. Bene. Ho cercato di andare veloce per completare questo argomento.
era il mio obiettivo quello di farvi vedere questo applicativo di cui avevamo già parlato, vi ripeto e vi ricordo, parlando di eventi Facebook, come raccogliere le adesioni all'evento utilizzando per esempio un applicativo esterno come Google Forms, che però abbiamo visto che si può utilizzare veramente per tantissime cose utili. Ok, mi fermo qua. Un saluto da Pietro Floris, ci vediamo domani, sabato 21 marzo, con un altro argomento. Vi saluto, vi auguro una buona giornata, una buona serata da Pietro Floris e da CESVU Umbria, nell'ambito della campagna Io Resto a Casa. Un grosso saluto e abbraccio virtuale. Ciao, a presto. Ciao, ciao.